Due. Eccoci qua, buongiorno, Uno. benvenuti agli highlights della seconda edizione della Walt Disney Race. Eccoci qua, altra gara, altro tentativo per Guardali come sono già subito subito belli belli cattivi. cattivi. Guarda, testa a testa, ruota a ruota, incredibile. Guardalo, quasi che li va a sportellare Esteban primo, come la prima gara. Eh sì, si ripete la stessa l'andazzo della prima gara, cerca di scappare via Stavolta però Esteban. il capo è secondo, come potete vedere. È Attenzione. secondo ed è primo E lo passa. dentro all'interno, incredibile. Esteban sembra in difficoltà qui. Gianluca dietro. Sembra fare tattica Gianluca. Il capo taglia con 2 minuti e 04 la chiesetta. No, sembra in 3 forma minuti e il capo. 4, Gianluca 4 secondi e mezzo. Eh sì, è tutt'altra roba il capo. Però sono Sapevamo. tutti lì, Sì, attenzione, certo, ma attenzione. sapevamo non poteva essere il vero capo, era suo cugino quello della prima gara. Qui vediamo da Gianluca in seconda posizione e ha superato Esteban. Gianluca è il Esteban è secondo. terzo adesso, sì. Sì, è lì attaccato, lo potete vedere Se è nel quadro in strategia basso. Non o no, sembra, non sembra non sembra. strategia. Tutti lì, 3 secondi, 4 secondi. Il capo è primo, deciso alla vittoria. Ancora primo all'albero morto. Eccoci qua, 4 minuti e 04. Sono tutti attaccati. Adesso quello che è davanti solitamente in questo Sì. tratto perde perché deve scegliere la linea e gli altri devono solo andargli dietro. Vediamo un po'. Infatti, Esteban sceglie una linea diversa. Li ha sulla destra anche parecchio. Saranno 50 metri? Eh No, sì, 50 no, magari, però. ma una cinquantina di metri forse sì. Eccoli lì che però adesso si stanno ricongiungendo tutti quanti e la scelta della linea ora è il momento Linea più retta, sì, più più dritta cruciale. per Freno Esteban. dietro, problemi al freno dietro per il capo. Esteban li guarda da dietro di nuovo. Lo vediamo, la E visuale vedete migliore sarebbe. proprio, infatti, come si prende la linea senza problemi da dietro. Eh sì, perché vedi gli altri. E Vedi gli guardate che altri. recupera bene, guardate, bello, Eccolo. bello. Si è visto che sta prendendo velocità. Guardatelo a destra, eccolo qua. Li ha passati tutti e due. Li ha Bella passati infilata, tutti e due. incredibile. E porta molta velocità. Chissà cosa sta pensando Gianluca in Gianluca questo ancora dietro, momento. Sornione forse. Perché sa che comunque sia. Attenzione, due linee Oh, diverse. bellissimo qui. Comunque sembra entrare alle raie tranquillo Esteban. Sembra un Come momento prima. di rifiato adesso, eh? Rifiatamento, si dice rifiatamento. Rifiattamento, 16, 6 minuti e 16, tutti nelle raie, tutti insieme, si fa il trenino qui. Via trenino. E qui non si passa, è incredibile. Sentiamo. Sì, sono lamentele che ci sono pochi spazi per Devo passare. anche riposare un po'. Questo è brutto però da Possiamo anche dire. riposare un po', attenzione. Da Gianluca, da dietro. Vediamo che qui, Due attenzione, c'è un linee. incrocio. Ci prova il secondo, Esteban primo, niente, sempre niente. primo. Prova a Bella lanciare il linea, cap. bella linea. Volevo farlo io, ma hai fregato. Il capo voleva farlo lui, ma non è suo fratello mica per niente, credo. Lo sapeva benissimo. Ed è andato lui a fare la linea nuova. Le raie si chiudono con 7 minuti e 51, su in picchiata, in salita verso l'imbocco dei prati ripetitore. Vediamo che succede. Vediamo il replay Replay, prima. replay. Ah, della linea, della vista del capo, sì. Sì. Ecco. Come si accorge, Si prova. cerca di accelerare al massimo, ma non riesce a uscire È più davanti. veloce la linea superiore, Sì, certo. nettamente. Gianluca! Gianluca Si è svegliato, si è svernicia il svegliato! capo. Questa sembra essere tutta tattica. Sa benissimo che essere primi. Probabilmente si sono riposati perché guardali là in fondo, il capo è rimasto Sì, dietro un pochettino bene, eh. sì, è vero. Esteban primo, giallo secondo, ma come dire, sembra forse più fresco in questo Due linee momento. diverse sopra per i due. Esatto. Un po' al limite, Siamo al limite. Attenzione, vediamo qua in una parte discesa più Ti veloce. dico la verità, Gianluca mi sembra averla preparata bene, è stato dietro fino a questo momento e Attenzione. ora sta recuperando. E ora passa addirittura Esteban, lo vedete benissimo lì che Anche è il capo si davanti. fa sotto, attenzione, E perché il arrivano capo tutti anche lui, è insieme. vero, mo molta velocità, svernicia completamente Esteban. Mamma mia, bellissimo, tre traiettorie diverse.
momento più concitato della gara, il momento più determinante della gara. Vedete il ripetitore. Smette di pedalare il capo, esatto, smette di pedalare Gianluca e Esteban invece no. È tosta, qui è tosta, le linee si aprono nuovamente. Gianluca va dritto per dritto verso il ripetitore. Va a fare il saltino, il Esteban qui porta più velocità, attenzione! L'ha studiata bene, eh! Attenzione, lo guarda, si guardano! Momento cruciale! È veloce! Manca poco al capriolo e poi sono dolori se sei dietro! Si guarda intorno Esteban, vedete come pedala! Il capo è dietro, sta per raggiungere Gianluca, forse ha accelerato troppo presto Gianluca! Esteban è qui sulla cunetta! Ecco, questo è il momento cruciale. Sì. Davanti Esteban, subito dietro Gianluca. Vediamo se entra dentro. Il capo ormai è dietro. 5-3. È difficile. Il capo entra ormai sicuramente è dietro. Terzo. Ormai è dietro. Vediamo i primi due. Vediamo se recupera Gianluca. Non sembra mica, Niente. Esteban. Esteban è primo, entra primo al capriolo. Primo, il capo intanto ha rischiato moltissimo su una ginestra prima dell'ingresso del capriolo. Sto guardando i primi due. Eccoci qua, 11 minuti e 39. Subito, Esteban primo e adesso sono tre dolori secondi per tutti gli altri. Vediamo se si inventano qualcosa. In che senso dolori per tutti gli altri? Perché non riusciranno a facilmente a sorpassare. Attenzione! Oh! Attenzione Gianluca, attenzione. Di nuovo. Erroraccio. Vediamo. Oh, gran botto. Forse un pedale incastrato. Guardate il braccio sinistro. Guardate il rallentatore al braccio sinistro. Gran botto. Vediamo se va avanti. Sembrava di sì. Mi sembra di prendere. No, si ferma. Problemi. Catena. Colpo di scena, dice il capo passando. Bip. Di nuovo. Basta. Di nuovo, mamma mia, è la desolazione. Sembra la desolazione di Smaug. Ecco Esteban che va. Sentiamo. Lo vede in lontananza. Lo vede in lontananza. Cosa può fare? Cerca la caccia. Può cercare di andare giù. È difficile recuperare il capriolo. Veloce. Lo vediamo. Si è visto. Si vede in fondo. Eccolo. Siamo a metà più o meno qui del capriolo. Sì. Qui siamo andati un pelino avanti, però si fa sempre più vicino. Ma dove sorpassa qui, capo? È quasi impossibile, a meno che non mette un po' di pressione davanti. È sempre più vicino. Ci prova a mettere pressione. Sono le ultime sentierino curve. È bello stretto. Il sentierino è stretto, ma Esteban sembra molto stanco. Stanco. E si siede, vedete che si siede, si alza, ma sarà stanco anche il capo. Vediamo. Impossibile, dice. Non trova spazio. Attenzione, Esteban sembra lasciare un po' i freni in questo momento. Attenzione, guarda che guida. Niente. E niente. E gliel'ha data su. Ancora. Incredibile. Ce l'ha fatta ancora. 2 su 2. Si guarda indietro, ma può tranquillamente andare a vincere la sua personale seconda Walt Disney vittoria, la Walt Disney Race. E si butta per terra, proprio finito. Sì, è stata una bella gara. Sì, un po' più bella, animata. Esatto, un po' più animata, un po' più combattuta. Vedremo la terza. Non c'è Gianluca, non arriva. Molta sfortuna questa volta. Sfortuna, sì. Bisogna stare un pelo più attenti, però può succedere. Alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.